Scommetti sottoporta. Eccoci con Scommetti sottoporta, una nuova eccitante rubrica, appuntamento di questa rubrica. La cosa sta prendendo molto gusto, perché se ci hanno seguito, come spero, tutti i nostri amici bollettari, noi stiamo andando alla grande, abbiamo anche riscosso una certa vincita, certo. E adesso puntiamo ancora. Abbiamo tentato bissare anche nel turno infrasettimanale, ci è andata meno bene, perché comunque sono stati alcuni. Però siamo andati vicino, come dire che insomma la bontà dei nostri giudizi riesce a superare sempre quasi i risultati, quelli reali. Sì, anche perché abbiamo incassato una bella cifra proprio domenica scorsa, e quindi dovete seguirci, perché altrimenti noi che stiamo a fare qua facciamo vincere un bel po' di soldini. Esatto. E quindi vorrei subito iniziare per le mie due partite di competenza. Poi fra l'altro, come abbiamo già detto nella puntata di lunedì di Sottoporta, abbiamo anche l'aggiunta del buon Alessandro. Si è giunto come famoso membro del gruppo bollettari, gruppo nostro, sì, su WhatsApp dirà la sua. E per quanto riguarda i riferisci punti, le dirette direttamente tu, caro Federico, fai un tutt'uno con le tue scommesse. Sì. Va bene, allora partiamo subito con Atalanta Chievo. Io ho messo 1-2, è una partita scontro salvezza praticamente. Insomma, ricordiamo che tu sei specializzato. Sì, a me piace molto sul Chievo. L'unico scommettitore in Italia che azzecca tutte le scommesse sul Chievo è Federico Mancini. Spero di eguagliare anche questo pronostico, esatto, per le prossime. È una partita molto aperta, perché chiaramente è in ballo per il Chievo la via definitiva sulla salvezza, ma altrettanto l'Atalanta c'ha dietro alle costole questo Udinese che veramente non se ne può più. Ogni volta che l'Atalanta fa un passo la insegue l'Udinese, allora poi, si vuole staccare un attimino, dice: ma posso andare in bagno da solo, vuoi venire anche tu? E quindi stanno cercando di dividersi. Decisamente, e quindi sì. Praticamente poi l'Udinese, che fra l'altro ecco nella bolletta settimanale ci ha fatto questo scherzetto, avevamo messo l'Udinese, allora ce la segniamo. Udinese Inter ci hanno fatto lo scherzetto, l'Udinese Inter, tanto si ritroveranno contro domani sera. Ah, guarda caso, allora per questo motivo ci fanno delle scaramanzie a livello anche di sale buttato qua contro l'Udinese, sì, però non ce ne vogliono di tutte, di i nostri amici. L'Udine non ci fa per scherzare. Certo. Allora, Atalanta Chievo ho messo 1-2, perché chiaramente non è assolutamente, per quanto mi riguarda, una partita da X. E per quanto riguarda invece Carpi Empoli, anche qua ho messo 1-2, una partita molto aperta. Il Carpi deve assolutamente vincere dopo aver colto un buon risultato a San Siro. L'Empoli chiaramente può definitivamente togliersi dalla lotta salvezza riuscendo a vincere. Non è una partita da pareggio, perché l'Empoli, diciamo, come suo itinerario, no, ha visto molti pochi pareggi, o perdi o Giampaolo ha fatto questa, diciamo, non c'è la via di mezzo, ecco. Nella sua cronistoria da allenatore, infatti, pare che non ci sia sicurezza della sua riconferma a Empoli, perché forse non hanno buon visto l'itinerario delle partite, il prosieguo non è tanto piaciuto, e quindi l'Empoli si pone, anche se bisogna ricordarlo, che Giampaolo ha fatto molto bene ad Empoli a inizio stagione. La griglia delle squadre retrocesse la metteva l'Empoli all'ultimo posto, insieme a Carpi e Frosinone, e bisogna dire che almeno l'Empoli si è praticamente già salvato, potrebbe salvarsi una tra Carpi e Frosinone, e quindi due terzi di questa ipotesi potrebbero essere sovvertiti. Quindi complimenti a Giampaolo. Sì, a Giampaolo, sì, bisogna fare complimenti, anche perché non veniva da un palmarès esaltante, avendo accumulato vari esoneri, varie retrocessioni. L'anno scorso allenava il Lega Pro la Cremonese, ricordiamo. Ecco, con tutto il rispetto. Comunque, con questa stagione chiaramente ha dimostrato di essere all'altezza, anche se chiaramente oggigiorno vendiamo il calcio in qualcosa di anzi molto aggressivo da parte dei dirigenti, che non si accontentano solo della salvezza, ma puntano addirittura a una qualità, diciamo, di risultati, come se dovessero andare per forza in Champions. Quindi sono anche dei modi e dei metodi di vedere le cose che un attimino lasciano il tempo che trovano. Le scommesse di Alessandro? Le scommesse di Alessandro, le dico subito, ha preso praticamente un Sampdoria Lazio over,
E over quanto? Over 2.5 e Inter Udinese. Inter Udinese 1-2, nel senso che anche qui il buon farmacista ha avuto delle dritte, cioè da San Siro gli dicono che non sarà pareggio e lui subito non sarà pareggio, non sarà quindi... pareggio. Udinese, Inter Udinese 1-2. Ah. 1-2, nel senso che visto che l'Inter ci ha dimostrato di essere squadra molto ballerina, poco affidabile, sì. Addirittura c'è un prospettico su una possibile vittoria dell'Udinese. Noi speriamo in due gol del nostro Zapata, che è ancora nostro figliol prodigo, lasciato maturare quel di Udine. E fra l'altro, giocando poco, ha fatto anche 7 gol. Quindi. Insomma, 7 gol effettivamente viene da una stagione un po' tribolante, perché ha iniziato infortunato, poi ha ripreso, poi non era visto di buon gioco dal Colantuono, sì. Entrava, insomma, è capitato in una stagione molto storta, anche perché sì. L'Udinese, diciamo la verità, è riuscita a rimpinguare le casse negli anni scorsi vendendo delle pedine interessanti. Quest'anno a livello dei giocatori, tranne qualche pedina in Widmer e in qualche un altro, non ci sono delle grosse individualità. No, e poi di Natale, fra l'altro, quest'anno. Di Natale, quest'anno. Messo un pochettino ha preso le scarpette all'albero. D'altronde non giocherà più anche per quel motivo. Vabbè, può darsi che gioca chiaramente, tra virgolette, come dirigente. Cambia mestiere. Che si cambia mestiere, ma resta chiaramente in trotto, cambia sport. Decisamente. E quindi. Queste sono le partite che io, diciamo, mi sono permesso di commentare. Che il duo Mancini ha giocato. Il duo farmacista Mancini, certo. Alessandro e quel di Ercolano. Ercolano, un salutone. E me medesimo. Ok. Sì, vado con le mie due. Allora, io mi sto, diciamo, specializzando in questa sorta di giocata, quindi l'ho scelta per tutte e due le partite. Che hai giocato l'Hellas per contrapposto. No. Però insomma, mi piace questa giocata doppia chance più gol che ho voluto appunto attuare in queste due partite. Quindi Frosinone-Palermo scontro salvezza 1x più gol, Fiorentina-Juventus x2 più gol. Queste quindi sono le mie scommesse per la 35esima giornata di campionato. Le andiamo a riepilogare tutte velocemente. Certamente, sì. Anche come scommessa quanto fa? Sì, puntata minima come sempre di 3 euro. Noi scommettiamo 2 euro a testa. Noi che ce lo possiamo permettere, 2 euro a testa. Sì, assolutamente. Quindi la nostra bolletta sarà un pochino più ricca, però i nostri ascoltatori, se vogliono, possono giocare anche 10 anche euro, di più, insomma, certo. Assolutamente. Riepiloghiamo velocemente le nostre scommesse. Quindi abbiamo detto Atalanta-Chievo 1-2, Carpi-Empoli 1-2, Sampdoria-Lazio over 2,5, Inter-Udinese 1-2, Frosinone-Palermo 1x più gol, Fiorentina-Juventus x2 più gol. In bocca al lupo a noi.